È la sede della terza tappa, la sede d'arrivo della terza tappa di questo Giro d'Italia, una tappa lunga 185 chilometri, una tappa che probabilmente lascerà fuori dai giochi per la vittoria i velocisti anche questa volta. Un Giro d'Italia già entrato nel vivo con una magnifica impresa di Moreno Argentin, ieri nella seconda tappa con arrivo ad Osimo è riuscito Moreno Argentin a vestire la maglia rosa. Ecco la classifica generale davanti a Bertin, Della Cuevas, Casagrande, poi Miguel Indurain che qui viene dato a 21 secondi di distacco. È nata in realtà una polemica, già questa mattina si parlava di una protesta da parte della Banesto, la squadra di Indurain, in cui si diceva che i cronometristi secondo loro avevano sbagliato a rilevare il tempo del Navarro sull'arrivo, che i secondi di distacco da Argentin erano meno di quei 21 che sono stati indicati. Giacomo Crosa ha raggiunto il DS della Banesto e Chavarri in corsa sulla miraglia. Ascoltiamolo. Allora Chavarri, perdone, tu non sei sicuro dei 21 secondi di Miguel Indurain sul traguardo di Osimo, vero? Veramente non sono sicuro, no? Perché io solo, lo mio ufficiale è la classifica che mi danno la giuria ogni sera. Però aveva una certa dubbia, quello che abbiamo guardato sulla televisione. Allora aveva un certo dubbio, ma si capisce, è inutile che traduca, insomma. Cerchi. Ecco, è una dubbia. E oggi abbiamo demandato insieme al mio collega Cyril Guimar alla giuria per cortesia di rivedere un po' l'arrivo, se è possibile. Oggi, per fortuna, è stata Italia 1, la televisione, che possa aiutare anche. Sì, tu su quali elementi non sei sicuro? Hai cronometrato tu, ma tu eri impossibile perché eri sull'ammiraglia. Qualcuno ha cronometrato, cosa hai fatto? Giro sera, per portarci la notte, che su, però non è ufficiale perché... Hai usato il cronometro tu? Sì, un po', sì. Può essere 15-16. 15-16 secondi. Però credo che 21 no. 21 sono troppi. Lieti dunque di poter contribuire a svelare questo piccolo mistero, andiamo a rilevare effettivamente di nuovo che distacco c'è tra Argentin, che taglia il traguardo in questo momento, e Miguel Indurain. Guardate il cronometro che gira in alto sulla sinistra del vostro teleschermo, abbiamo deciso di verificare il distacco tra i due, tra poco dovrebbe arrivare Indurain, ecco, arriva in questo gruppetto di corridori attardati, si ferma in questo momento, 15 secondi il suo distacco, aveva ragione Chavarri, capita, i cronometristi possono anche sbagliare, l'avvocato Castellano dalla corsa in effetti ha detto che i cronometristi hanno sbagliato e si è scusato, per questo la classifica sarà rivista. Vediamo brevemente la planimetria della tappa di quest'oggi, abbiamo detto 185 chilometri, due gran premi della montagna, una tappa che va da Osimo a Loreto a Prutino, ma noi andiamo a sentire Gianni Bugno, uno dei protagonisti più attesi di questo giro, questa mattina prima della partenza. Un'altra tappa con un finale nervoso, ieri ti sei messo in mostra, però alla fine Argentina vi ha bruciati tutti. Oggi si ripeterà quel cliché? Diciamo che l'Argentina sta andando molto forte, così tutta la sua squadra, cerchiamo di lottare con loro e di non perdere contatto, cioè fin dove è possibile. Certamente l'Argentina è andato più forte di tutti nettamente ieri. Complimenti ancora Moreno Argentina, ecco tutti i corridori questa mattina ad Osimo per la partenza, una tappa ricca di spunti, la seguiremo tra poco dopo la pubblicità. Attenzione, deve guardarsi alle spalle, il gruppo passa a gran velocità e lui è tranquillo. Casartelli telefona Lisa. Sarà sorpresa Lisa, questo è il cardiofrequenzimetro di Bugno, 72 battiti il suo motore. Bombini guarda la televisione, guarda Italia 1 per vedere cosa fanno i suoi uomini. E ascoltiamo Guidone Bontempi che ha una notizia da darci. 0:30, 27:91, 7:77. Un dispettuccio a Mario Chiesa. E questo è lo scatto di Claudio Chiappucci nel corso della mattinata, è andato via in compagnia di Luis Ortegon, un tentativo così probabilmente per provare la gamba, per vedere come reagiva il gruppo. Uno scatto destinato comunque a durare poco, quello di Claudio Chiappucci. Ortegon invece resta fuori nel corso di questa terza tappa, viene raggiunto da Mario Chiesa, sempre della Carrera, esattamente come il Diablo, come Claudio Chiappucci, il suo capitano. Arriveranno ad avere 48 secondi di vantaggio questi due fuggitivi, eccoli qua, i 48 secondi che li separano dalla maglia rosa evidenziati dalla nostra grafica, ed ora bisognerà vedere se arriverà la risposta dal gruppo. Ortegon si dà il cambio con Mario Chiesa, collaborano i due in testa, intanto ecco l'uscita di Saligari e di Fanelli per la GB e per l'Amore Vita. È un tentativo di attacco ai due fuggitivi, quello da parte di Saligari e di Fanelli. Sono cominciate le scaramucce, la tappa comincia
ad entrare nel vivo, si alzano sui pedali, spingono per andare a raggiungere i fuggitivi. Il gruppo invece è ancora distanziato, ma attenzione, dal gruppo c'è subito la risposta da parte di Eugeni Berzin, il russo in maglia ciclamino della Gevis Ballan, e anche di Bartoli del Mercatone 1. Berzin e Bartoli raggiungono Fanelli e Saligari. C'è un tentativo di allungo da parte di Berzin in compagnia di Fanelli. Saligari e Bartoli da dietro non reagiscono, ma poi si rendono conto di aver sbagliato, perché non inseguire Berzin per non aiutarlo, si sono attardati e si rendono conto che invece è molto meglio stare alla ruota, per cui fanno l'impossibile, spingono per riportarsi sotto e poi li riprendono. Qui il gruppo dei fuggitivi è diventato più consistente, sempre Berzin in maglia ciclamino, lo riconoscete, con lui c'è anche Bolz, c'è Vanzella, c'è Spruch, c'è Chiurato, riconosciamo Saligari, Fanelli, Giupponi, ci sono anche Chioccioli, Bartoli e Podenzana. La Polti però ha riportato subito sotto il gruppo, sono stati ripresi il lavoro della squadra di Bugno. E questo è Michele Coppolillo in prossimità del Gran Premio della Montagna, dove anche Claudio Chiappucci aveva provato a tirare per qualche istante. Michele Coppolillo tenta sempre attacchi in occasione di traguardi volanti. Questo è l'ennesimo attacco per il corridore calabrese, che già indossa la maglia verde e che riesce a transitare per primo su questo Gran Premio della Montagna, 35 km dalla conclusione, con un gesto quasi da vincitore della Parigi-Roubaix. Questi è Nibuer, c'è un nuovo gruppo in testa con Chandri, con Cenghialta, che avevano preso 100 metri, il gruppo li ha tallonati subito. Nella pancia del gruppo resta Argentin, non si capisce perché, probabilmente preferisce avere tutti i suoi uomini vicino, però insomma, visto che davanti cominciano ad esserci delle scaramucce, può anche essere pericoloso. Siamo in prossimità del primo passaggio a Loreto Aprutino, quando mancano 25 km alla conclusione. In questo momento davanti a tutti c'è Lelli del Mercatone 1 in sua compagnia Arieta per la Banesto, gregario di Miguel Indurain. Sono insieme e poi vengono raggiunti da altri corridori come Giovannetti, Iascula, Buenahora e Ghirotto. Avete visto Lelli esortare tutti quanti a collaborare, passa a tirare Iascula. Nel gruppo nessun uomo della Gevis prende l'iniziativa, come abbiamo detto. E questi è Giovannetti, a questo punto è lui che prende la testa di questo gruppetto di fuggitivi davanti a Massimo Ghirotto. Arrivano ad avere 50 secondi di vantaggio sul gruppo, quando lo vedete mancano poco più di 20 km alla conclusione. Giovannetti avrebbe potuto essere virtuale maglia rosa, potrebbe essere virtuale maglia rosa, e così come lui anche Lelli e Ghirotto, che poi negli arrivi in volata forse sono addirittura più veloci, Ghirotto in particolare. Tutti si chiedono, mentre siamo di nuovo con le immagini sul gruppo della maglia rosa, proprio come mai la maglia rosa Moreno Argentin non tenti di difendere quello che ha conquistato ieri con i denti, come mai non mandi fuori nessuno dei suoi uomini. Giacomo Crosa lo chiede al direttore sportivo della Gevis, Emanuele Bombini. C'è molta curiosità, tutti vogliono sapere che cosa avete previsto oggi. Magari mi dici che volete vincere ancora e siamo sullo scontato. No, no, mi sembra che stanno dimostrando che non abbiamo intenzione di vincere. Cercheremo di fare il possibile, di rimediare sull'ultima salita, ma intanto stiamo a vedere anche gli altri cosa fanno. Gli altri vogliono tutti vincere, come ad esempio lo svizzero Pascal Richard della MG, che tenta questo allungo in questo momento. Argentino, ripetiamo, dovrebbe muoversi, perché questo è uno di quei corridori che possono andare a fare il vuoto. È un uomo importante, da cui è importante ovviamente difendersi. Infatti poi in realtà smentiranno quello che vi stiamo dicendo, perché il gruppo riesce a riprendere Pascal Richard. Ecco i fuggitivi, sono 40, ora 15 km dalla conclusione, i secondi di vantaggio di questo gruppetto di 7 fuggitivi dal gruppo. Ve li ricordo, c'è Ghirotto davanti che collabora con Giovannetti, con Lelli, con Iascula, e dietro nel gruppo la tiratona la fa la MG, e il distacco in effetti scende vertiginosamente. E questi, indovinate un po' chi è? Ecco qua, ce lo dice la nostra grafica, Michele Coppolillo, 27 anni, sempre protagonista in corsa, un po' meno protagonista al traguardo, va bene lo stesso, il calabrese è simpatico. In questo momento sta facendo, diciamo, il gioco di Argentin, perché con questo scatto dal gruppo favorisce il gruppo in cui c'è la maglia rosa Moreno Argentin,
nel recuperare terreno sui fuggitivi. 18 secondi di distacco, come vedete, tra il gruppo di testa e la maglia rosa, e qui tutti a questo punto si preparano proprio come se si trattasse di un vero e proprio arrivo in volata. A questo punto forse vale la pena di andare a sentire Davide De Zani in telecronaca diretta, perché gli è venuta un'idea strana, giudicherete voi, ma vale la pena di riascoltarla. Attenzione alla, anche alla Jolly Componibili, che è lì nelle prime posizioni, segno evidente che forse anche Leoni ci vuole provare quest'oggi, anche se l'arrivo non è proprio da velocisti classici. E se venisse fuori Bugno? E se venisse fuori Bugno, Davide De Zan sarebbe un mago. Infatti Davide De Zan forse non ci è andato tanto lontano. Questo è l'attacco subito dopo, a 4 km dalla conclusione, il primo attacco di Bugno, che si alza sui pedali e si porta dietro sulla ruota Calcaterra. Bisogna aspettare pochi secondi perché Bugno ci riprovi, mentre Calcaterra di nuovo tira. Bugno si volta indietro, si rende conto che ci sono tutti i migliori, ma non gli importa nulla. Su questo falso piano lui è in grado di fare il vuoto esattamente come sta facendo. Guardate la sua potenza, la sua sicurezza. Gianni Bugno è un grande campione. Lo ringraziamo per questo scatto e lo riviviamo insieme. Bene, dunque tutti credevano di poter fare il volatone tutti insieme, invece Gianni Bugno è stato più forte, forse più furbo, sicuramente più forte, è scattato in questo momento, sta volando verso il traguardo, spinge un rapporto lunghissimo, ma la sua fatica non si nota perché Gianni Bugno è sempre molto composto. Guardate qui, Argentin, che aveva preso l'iniziativa personalmente di tirare il gruppo su Bugno, decide di mollare e di lasciare l'iniziativa a qualcun altro, la prende Chiappucci, seguito da Berzin. Ci provano un po' tutti, c'è anche Miguel Indurain. Gianni Bugno, il fatto che Gianni Bugno vada avanti è un pericolo proprio per tutti, perché è un grande campione, un uomo che ha grande classe, non si scherza, non è proprio il caso di lasciarlo andare via. Potrebbe anche andare in maglia rosa. In questo momento c'è Berzin a tirare il gruppo all'inseguimento di Gianni Bugno. Manca ormai veramente pochissimo, poco più di un chilometro. Gianni Bugno si volta, ma non deve voltarsi, non deve perdere la concentrazione, deve continuare a pedalare sicuro sui pedali, sicuro del vantaggio che ha accumulato. È poco il vantaggio che ha accumulato, ma può mantenerlo se continua così. Gianni Bugno può mantenere questo vantaggio. Sono cominciate le transenne, c'è aria di traguardo ormai a Loreto, a Prutino, c'è aria di festa per Gianni Bugno. Tutta la popolazione, tutti i tifosi applaudono il campionissimo, nonostante qualche volta sia scontroso. Oramai ha conquistato veramente tutta Italia questo grande campione, l'ex campione del mondo. Si volta indietro, guardate, il gruppo rinviene, ci sono tutti i migliori, c'è Indurain lì davanti che cerca di guidare l'inseguimento a Gianni Bugno. Ultima curva, 75 metri al traguardo, Gianni Bugno si volta un'altra volta ancora, ma è l'ultima, può alzare le braccia. Gianni Bugno ha vinto la terza tappa. Gianni Bugno ha vinto la terza tappa davanti a Zanini, Rebellin, Casagrande, Indurain, poi Berzin della Scuevas, Chiappucci e poi via via tutti gli altri. Li vedete che arrivano in questo momento. Una grandissima corsa, una grandissima tappa quella di Gianni Bugno. La classifica, primo Gianni Bugno davanti a Zanini, Rebellin, Casagrande, Indurain e Berzin, tutti a 2 secondi. Gianni, sono passati 3 anni dall'ultima vittoria al Giro d'Italia, che effetto fa? È un effetto positivo, sono contento, sono soddisfatto, innanzitutto per tutta la gente che mi aspettava. Ce l'ho fatta e sono contento finalmente. C'è stato un boato proprio quando sei arrivato sul traguardo. La gente, cioè tu come ti spieghi che la gente ti vuole così bene? Ma non lo so, io so che oggi ho dato il massimo e quando sono arrivato non ho sentito niente, ho sentito solo un gran mal di gambe. Ho detto finalmente sono arrivato, perché mi sentivo il gruppo che rimaneva alle spalle, è stata dura. Un bel Gianni Bugno soddisfatto dunque, che in classifica generale è al secondo posto dietro la maglia rosa Moreno Argentin, terzo Eugeni Berzin, quarto Armando Las Cuevas, quinto Miguel Indurain, a 15 che ha come scenario il mondo.